Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi, al cerchio! Allora, ragazzi, cerchiamo di fare anche una cosa con l'inno nazionale. Noi abbiamo l'inno qua dentro, ovviamente ci stanno le parole, ne ho fatto alcune copie. Questa è una vecchia fotocopia che tenevo io, con l'inno di San Felice da parte, canzone dei briganti e l'inno nazionale dall'altra parte. Quindi qualcuno che vuole cantare con noi veramente, se lo pigliassimo, ci sono pochissimi. Mettiamoci due, Allora noi cominciamo con l'inno, perché bisogna cominciare così. Lui diceva, però, no, diciamo l'inno e poi... No, vai con l'inno, no? Ritornati dal passato. Dire. Adesso c'è Gianluigino. Dio di Santo Caravaggio, giusto? Sì. Vinta la patria che ti distendi in questo antico mare, però millenaria culla del pensiero che nacque e cresce in questa terra di fiori, cancellata dalla storia, le tue bandiere vengono rialzate da noi sulle sacre di Cinghella. Scriviamo ancora la parola dignità, soldato del fortuno che cade. Aveva la sua banca, aveva i suoi ministeri, aveva le sue università, aveva tutto. L'hanno presa alla fine, i giacobini l'hanno presa. A bandirci, Moro! Se sei zitto, è un capoluogo di provincia, si sono presi tutto. Non possiamo avere, non possiamo avere il controllo del San Carlo. E quindi, per esempio, il maestro Enzo Amato vorrebbe fare il famoso festival della musica della napoletana e deve andarci a trovare i garage per Napoli per farlo. Prima festival e poi un'altra cosa importante, si sono presi il Banco di Napoli. Oggi il Banco di Napoli è savoiardo, è torinese. La prima banca dopo quella a Monte Paschi di Siena al mondo. Cioè non avere il controllo economico, il potere economico e finanziario di questa città è una cosa incredibile. Nemmeno i giacobini post 1860 permisero che il Banco di Napoli fosse preso dai torinesi. Oggi il Banco di Napoli parla torinese, con tutto il suo archivio di Stato, con tutta la sua biblioteca nazionale, con tutto quello che tesoro che ha, non è più di Napoli. Voi andate in giro per Napoli, in cantieri, siete soltanto aziende del nord, cooperative,
che, hanno i, che fanno i lavori a Napoli, non ci sono più ingegneri, non c'è più nulla, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, non c'è nulla. Quindi quando Francesco disse diventerete un capoluogo di provincia e non avete più gli occhi per piangere, la sua profezia si avverrà. Quindi oggi noi abbiamo Napoli che ha un corpo di una capitale, di una metropoli, con una testa piccolina piccolina di quattro giacobini che gestiscono il nulla, che soltanto i loro interessi e basta. Ed è quello che era, soprattutto per i più giovani. Prima eravamo una capitale a tutti gli effetti, noi siamo un capoluogo di provincia. Lascio la parola. Bravo! Bravo! Viva il re! Ma capito tutte cose. Allora noi siamo stati al Ponte della Maddalena, dove abbiamo visto come fu fermato per tanto tempo nel rischio dei lazzari l'esercito francese che veniva da quella parte. E c'è importante, la più importante arrivava da Poggio Reale e arrivava qui. Questa era la strada verso nord, la porta Casu. Da Poggio Reale c'è una grande resistenza dei lazzari che impegnano per ora l'esercito francese, che era comandato qui dal generale Rivesi, uno dei più esperti del generale francese. Dopo aver superato Poggio Reale arrivano da questa parte, i lazzari sono organizzati, l'ho detto l'altra volta, hanno preso i cannoni da dove stavano, hanno creato le batterie di cannoni lungo le mura e anche davanti alla porta. Quindi incominciano a bloccare i francesi che arrivano. Ovviamente è un esercito forte, più di 20.000 soldati francesi che arrivano da questa parte, che sono mandati alla baionetta per conquistare la Porta Capuana. I razzi resistono con un eroismo incredibile e inchiodano i francesi, sia con l'artiglieria, sia con la reazione che fanno da tutte le parti, si sparano da tutti i palazzi qua attorno, compresa la Reggia. Questo, come sapete, il tribunale è la Reggia di Napoli, fino agli spagnoli è stata la Reggia di Napoli, la Reggia del grande Alfonso d'Aragona, che ha fatto anche quest'altro, vedete qua. E l'intera giornata si combatte qua e i francesi non riescono a sfondare, anzi sono bloccati da queste parti. E il giorno ovviamente 21 gennaio 1793. I capi, chi erano i capi, chi erano i razzi, chi erano i capi dei razzi? I razzi erano tutti. Quelli che amavano Napoli, non c'era differenza, come oggi qua siamo tutti quelli che amano Napoli, siamo pochi, ma è molto grave di quelli che non ci sono qui. Io non so che amore possono avere per Napoli se non quello dei propri interessi, della propria visibilità in televisione, nei convegni e dove volete voi. Qui è la vera Napoli, sta qua. E allora i capi popolo erano quelli che in mezzo alla strada si misero a comandare, a chiamare gli altri, a dire uniamoci, a fare il Serra Serra famoso. Michele Marino, famoso pazzo, è il più famoso di questi capipopoli, ma c'era anche un De Simone, un Pagliuchella, un Paggio, e i più famosi sono questi qua. Ma non c'era un vero comandante in campo. È vero che c'era il principe di Canosa, Antonio Minutolo, che era anziano, però coordinava un po' queste attività, ma non riuscì a comandare bene strategicamente i razzi, perché non erano facilmente inquadrabili. Allora si verifica che un esercito francese inquadratissimo, disciplinatissimo e ferocissimo, e un insieme di razzi, sono perlomeno 40.000 quelli che stanno vicino a questa porta, anche dietro a questa porta ovviamente, sparsi per la città, che però non sanno coordinarsi bene, non lavorano bene in squadra. Proprio mentre i francesi sono fermati qua, arrivano dal centro di Napoli una colonna di 3.000 razzi. È una riserva eccezionale che incomincia a sfondare i francesi che stanno qua. I francesi rischiano moltissimo, stanno per essere fermati per la prima volta dal popolo in armi, loro che parlano di rivoluzione del popolo. Ma i francesi, il generale Duhesme e anche il generale Thiebaud, che stanno vicino a lui, sono molto scaltri, molto esperti, capiscono l'entusiasmo di questi napoletani, non diciamo napoletani, è la Repubblica Napoletana, quella che nasce in questi giorni, che ha cambiato la parola per far sì che solo i napoletani fossero gli abitanti di Napoli. I napoletani erano i pugliesi, i molisani, i calabresi, i pugliesi. Questi erano i napoletani, loro hanno voluto far diventare solo gli abitanti di Napoli. I cittadini di Sicilia ci trafano. Bravo. E allora Thiebaud fa una trappola per i razzi. Come vede arrivare questa colonna di razzi nuova, si ritirano i francesi.
altrimenti razzi, entusiasti, tirano tutti dietro. Hanno schierato invece i fucilieri a destra e a sinistra e fanno un macello di razzi. Si parla che quasi 3.000 persone siano morte sotto questa porta. I francesi li attaccano, ma loro si difendono in modo terribile. Thiebaud scriverà nelle sue memorie che con il cavallo a malapena riesce a passare la porta camminando sui cadaveri dei sarebbe bello fare un disegno, perché non ci sono purtroppo prove di questo fatto qua, se non i resoconti, prove visibili, dico. Immaginate 4-5 metri di morti qua e i francesi che ci camminano sopra. Qui si riescono vede a sfondare la sera, praticamente riescono ad arrivare qua. Che fanno i francesi per arrivare qua? Incominciano a andare in chiesa, derubano la chiesa, ammazzano la chiesa di Santa Caterina che sta qua, ammazzano i preti e tutti quelli che trovano. Tutti i palazzi che hanno sparato contro di loro entrano e ammazzano tutti gli abitanti che ci stanno. I razzi che cosa fanno? Si ritirano però di poche centinaia di metri, perché Napoli il 22 gennaio, cioè il giorno proprio oggi, Napoli diventa una guerra casa per casa, vicolo per vicolo, palmo per palmo, mattone per mattone. I francesi arrivano qua, però sono assolutamente contrastati in ogni azione che fanno. È una battaglia terribile in 22, ma succede un'altra cosa terribile, il tradimento dei giacobini, ancora più forte di quello di essere schierati con i francesi. Questi pochi giacobini, state sentendo questo ragionamento che è importante, questi pochi giacobini riescono a occupare Castel Sant'Elmo, in cui c'erano pochi popolani che non sapevano neanche che stavano facendo lassù. Riescono a entrare la mattina del 22 a Castel Sant'Elmo e girano i cannoni contro i lazzari che stavano ancora combattendo al largo delle Pigne, a via Costantinopoli, a via Torino. Questo fatto qua è importante perché per far sparare i cannoni da Sant'Elmo, pochi giacobini come erano, persone altolocate, persone ricche, famosi che hanno sempre tradito il popolo di Napoli, io ho pensato che anche le donne dessero una mano. In che senso? Ma se potevano soltanto prendere le palle di cannone e darle a chi doveva sparare, allora io mi sono fatto un'idea mia, che però non devono smettere loro, che la famosa Pimentel Fonseca è stata proprio lei a Sant'Elmo a dare le palle di cannone per sparare addosso ai napoletani. Questo serve per capire poi che è successo il 13 giugno, che vedremo il 13 giugno. E allora il 22 purtroppo da Sant'Elmo sparano alle spalle dei razzi, mentre davanti i francesi continuano ad attaccare. Allora è un'impari lotta, come potete capire. Proprio questo intervento dei giacobini da Castel Sant'Elmo provoca la rottura della difesa di Napoli. Solo i castelli ormai resistono, non c'è più niente. Guardate che qui muore pure il generale francese, Monnier, che viene fatto fuori da un cecchino che stava sul Palazzo Reale. Quindi il 22 è una giornata sanguinosissima che però si risolve perché da Sant'Elmo sparano sui nostri antenati. Il 23, come sapete, sono ancora arroccati nei castelli, soprattutto Castel Nuovo, che è occupato, ma i francesi hanno in mano la città e la piegano e nasce la famosa Repubblica Napoletana, partenopea, con quei pochi traditori che farà delle cose che è inutile andare a considerare, ma che purtroppo gli intellettuali ancora considerano pure, perché loro, come tutti questi personaggi, guardano quello che loro hanno detto, non quello che loro hanno fatto. Guardano le costituzioni che hanno fatto questi ladri assassini, non guardano i fatti, quelli che sto dicendo oggi, che hanno scannato tutta la gente che stava qua, i fatti reali che fanno gli anti-giacobini, ma i giacobini fanno chiacchiere nulle, come quelli che non stanno qua, che parlano di Borbone, parlano di briganti, e poi non capiscono che questa è la prima volta che si ricordano questi lazzari a Napoli, non è stato mai fatto. Le istituzioni a cui di noi sono andati con le bandiere borboniche a dire bravo, è stata Gino Garibaldini. Gino Garibaldini è stato avvicinato da me, da due persone diverse che è vicino a lui, e gli ho fatto la domanda del patrocinio morale di questa manifestazione, cioè non doveva dire niente. Lui è stato sempre giacobino, sempre insieme agli studi, per gli studi filosofici, insieme ai traditori di Napoli. Invece da noi non ha risposto. Gli ho fatto anche un'email personale alla sua email la settimana scorsa, nemmeno ha risposto. Quindi da oggi in poi Luigi De Magistris è un nemico del popolo napoletano, un nemico. Bravo! Del popolo, e non è degno di portare questa bandiera. Bravo! Si facesse perdonare, lo vediamo, lo
chiesto per donare, ma poi una lapide non di plexiglass che abbiamo portato noi del Parlamento delle Sicilie, ma una lapide di marmo. Guardatela questa lapide, ce la metteremo qui. Borbonici Giacobini che non stanno qua. Infatti. Non la metteremo in posto che ci mezzo motorio, ma la toglieranno, ovviamente non è utilizzata. Però non danneggeremo niente. Ma ricordate per la prima volta i nostri antenati, sono i nostri antenati, voi capite? Non stiamo parlando di un partito, non esiste un partito di Giacobini, sono quattro anni che stanno ancora oggi a rubare i soldi di Napoli, i soldi nostri. Sì, e dopo canteremo la Carmagnola, che come sapete fu la vendetta dei Lazzari a Carmagnola. Quando voi arrivarono capirono chi era i Lazzari qua. Non ha voluto dare il patrocinio morale, bastava dire prendiamo atto di questo video. Tre canali di mezzo sono stato per contattarlo, non può dire non ha avuto. Quando poi si fece fare un video che ballava a Carmagnoli in dei quartieri, è bello farsi chiacchiere. Ignorando come si chiama Carmagnoli, che cos'è? Pensa che è una cosa a favore della rivoluzione francese. Io ho parlato con persone istruite che pensavano che Carmagnoli era un popolo napoletano che si era rivoltato contro i Borboni. Voi capite a che siamo arrivati qua? Io scrivo l'amministrazione comunale. Ma perché non sa leggere le parole a Carmagnoli che sta scritto? Poi scrivo l'amministrazione comunale ha rifiutato il patrocinio morale dell'evento dei Lazzari del 1789. Quello cavalca l'onda, professore, sono in cerca di voti per conservare la poltrona. L'importante è che mai più andremo. E per cui io non venni per questo motivo, perché in quell'uomo non ho mai avuto fiducia. Io non venni, io non c'ero. Lei è uno di sinistra, la gente di sinistra è modificata in testa, cioè non accetta mai che per loro un popolo è che non dice loro. E sono rivolgiato a Bini pure. Guardate questa lapide è un grande orgoglio. Abbiamo fatto il nuovo. È qui. Si legge, no? Sono a Carmagnolo. Togli la scala, togli la scala, togli la scala. Un attimo soltanto, avevo dimenticato una cosa che voglio dirvi. Ovviamente, come sapete, né il numero né il nome di questi nostri eroi è ricordato da qualcuno. E allora mi sono fatto anche qua un'idea di questo genere. Se volete, sarebbe bene, perché non venivano in 3-4 minuti soltanto sotto questa porta, io vi dirò i nomi che più si usano a Napoli. Sicuramente un Antonio, un Vincenzo è morto qua. Un Salvatore. Dicendo questi nomi, noi diciamo onore dopo ogni nome. Ci vogliono 2 minuti, ma veramente non vedremo questi che sono. Allora, per i Lazzari che morirono qui. Per Antonio. Onore! Onore! Per Vincenzo. Onore! Francisco. Onore! Martinato. Onore! Nicola. Onore! Enrico. Onore! Danilo. Onore! Giovanni. Onore! Carmenino. Onore! Annunzio. Onore!
Napolitano, onore, Alfonso, onore, Giambattista, onore, Cecino, onore, Salvatore, onore, Carlo, onore, Sinuzzo, onore, Lisandro, onore, Pascal, onore, Raffaele, onore, Mario, onore, Michele, onore, Matteo, onore, Luca, onore, Mariano, onore, Stefano, onore, Girolamo, onore, Guglielmo, onore, Claudio, onore, viva i Lazzari, viva i Lazzari. Olere! Onore! E nero! Olere! 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 La Carmagnola soprattutto! Olere! Andate di tornello tutti insieme! Sono a Roma! Olere! Olere! Alessandra, io ti chiamo! Olere! Viva chi? Viva re! All'usore canta viva viva all'usore da morirla, sono
sana di consiglio, vi vorrei con la famiglia. Sana, sana, sana Carmagnola, sana di Castrone, viva Serpolo!